parte dell'intervento del compagno prima sul problema del reddito di cittadinanza. Credo che sia una chiave di rimente di tutta la questione sul lavoro, credo che sia un discorso strategico e fondamentale, proprio per le cose che si dicevano, ma mi preme sottolineare un percorso che abbiamo fatto anche a livello regionale con due proposte di legge, costruite dall'esperienza di Uniti contro la crisi e poi successivamente del Cantiere per l'Alternativa. Un'esperienza aperta, importante, interessante, che ha visto... Ah sì, si sente? Vabbè. No, ma non si è amplificazione, sono resistente. Un'esperienza importante, interessante, che ha visto il confluire attorno a questa questione, o meglio, a due questioni strettamente intrecciate, reddito di cittadinanza e riconversione ecologica, riconversione, diciamo, di settori o rami industriali ormai obsoleti che comunque non riuscirebbero a garantire un meccanismo di ulteriore sviluppo delle forze produttive, riconversione su un piano di un'economia nuova, diversa, compatibile, insomma. Per cui diciamo che le due cose sono strettamente legate. Questa proposta nasce dentro a quest'area, però devo dire subito ha avuto molte adesioni, no, trasversali, molte adesioni trasversali da parte di comitati, da parte di movimenti, da parte di amministratori, da parte di rappresentanti di aree politiche, tra cui appunto Sinistra Ecologia e Libertà, alcuni rappresentanti, ricordo peraltro anche l'adesione, diciamo, a livello regionale del segretario regionale della FIOM da Molin, a queste proposte di legge, che sono delle proposte di legge che noi qui abbiamo portato, sono assolutamente articolate e la base di fondo è il tipo di ragionamento che si faceva prima. Cioè il reddito di cittadinanza non è, voglio dire, possiamo chiamarlo come vogliamo, non è una questione nominalistica e neanche vale la pena forse di fare delle battaglie ideologiche su questo, però il problema di fondo è che si capisca, a nostro avviso, una cosa, che non può essere legato strettamente e unicamente al lavoro, cioè non può avere un rapporto lavoristico ma deve avere un rapporto universalistico, cioè deve essere un diritto riconosciuto dentro a una nuova costruzione di welfare, per cui il vecchio welfare era basato sul presupposto della piena occupazione. Questo è, da Keynes in poi, chiaramente lo sviluppo illimitato delle forze produttive era la ragione di essere di una piena occupazione sempre rinnovabile e sempre aperta. Oggi sappiamo che i limiti del capitalismo attuale sono strutturali, che non è possibile all'interno di questo contesto produttivo pensare a un ulteriore sviluppo delle forze produttive su queste basi, su questi presupposti. Anzi, la tendenza è ridurre il lavoro rispetto all'investimento del capitale costante, è una tendenza che Marx già aveva individuato, che si chiama caduta tendenziale del saggio di profitto. Cioè noi proprio su questo abbiamo un apparato teorico, politico, che stanno riscoprendo in tanti, compreso il signor D'Alema, cioè stranamente, sul problema di quanto Marx avesse previsto una fase in cui il capitalismo non sarebbe stato più in grado di sviluppare ulteriormente la produzione sociale. Quindi su questa base il discorso di fare un ragionamento sul reddito legato alla piena occupazione o al lavoro come sussidio transitorio tra una fase di non occupazione e una fase di occupazione va bene, è un sussidio però, ma non dà il senso, restituisce il senso che ognuno oggi in quanto cittadino di una società moderna, chiamiamola post-industriale se vogliamo, che comunque si avvia al tramonto dell'industrialismo come così l'avevamo inteso, abbia diritto di esistere, abbia diritto alla vita, a un'esistenza dignitosa. Non diciamo una cosa nuova perché è scritto in tutte le costituzioni della modernità, dalla rivoluzione francese a quella americana, cioè il diritto di ogni persona che esiste all'interno di uno Stato è quello di vivere dignitosamente, al di là che lavori o che non lavori. Certo che l'intreccio lavoro non lavoro è dialettico, io dico che il reddito secondo me va garantito sia a chi lavora e non lavora perché è precario, ma anche a chi non lavora, per cui è chiaro che su questa base dobbiamo fare un ragionamento più alto, più importante, che riguarda la cittadinanza e il diritto a vivere in una società moderna. Il secondo elemento è la riconversione ecologica, è chiaro che nuovi meccanismi di sviluppo anche di nuove occupazioni o di nuove forme di cooperazione produttiva possono venire solo all'interno di un nuovo rapporto uomo-natura, di una nuova riqualificazione dell'ambiente, non solo in rapporto con la natura, ma dell'ambiente anche metropolitano o sociale o cittadino in cui viviamo, i servizi, il godimento, diciamo, di alcuni servizi e di beni
come valori d'uso e non come valori di scambio. Il fatto che uno ha il diritto di andare al cinema, a teatro, ha il diritto di vivere una vita ormai formata in una certa maniera. Allora, il reddito di cittadinanza, dopo vi invito anche a leggere, adesso le faremo circolare proposte di legge, non è solo un'erogazione di reddito con l'assegnetto che ti arriva, ma è la possibilità di usufruire di servizi e di valori d'uso. Quindi è un pacchetto complessivo generale, però è il problema che ci sta sotto, è la volontà politica di dire: se una persona è povera, si trova in difficoltà, non può vivere, sia o perché è precario, e allora appunto si integra il suo stipendio, ahimè, piuttosto misero, con questo reddito, oppure se lavora in condizioni in cui non prende niente, comunque c'è un'integrazione, non sostituisce, come alcuni vanno sbandierando in giro, attaccando appunto anche la nostra proposta, non sostituisce gli ammortizzatori sociali, sia chiaro, non è che si fa il pacchetto generale che assorbe per esempio la cassa integrazione o altro, è un arricchimento, un'aggiunta, una pretesa in più rispetto a ciò che la cooperazione sociale e il lavoro oggi producono dal punto di vista della ricchezza, e ciò e quanto di questa ricchezza viene appropriata a livello appunto privato e proprietario. Solo un esempio: 10 grandi ricchi in Italia hanno il reddito di 3 milioni di lavoratori. Ma allora è chiaro che è questa sproporzione che ci deve far capire che non è che manchino i soldi, che non è che manchi la ricchezza. Obiezione: chiacchiera da bar. Non è, anche i bar poi si stanno rendendo conto che non è così, perché lo sento, anche i bar a volte appunto dicono non è vero, perché appunto non è vero, perché mentre la banca centrale dà milioni di euro all'1% tasso di interesse, chiaramente poi questi vengono restituiti, si fa per dire, in botte incentivo 7-8% di interesse, quindi è chiaro che qui c'è una capitalizzazione del capitale finanziario, ovvio. Quindi il reddito c'è, la ricchezza c'è, il problema è la sua redistribuzione. Allora, noi non siamo nominalisti, se ci sono arricchimenti a queste proposte, osservazioni, punti di vista, non è chiuso la discussione e il dibattito, però è chiaro che deve essere un concetto che non può più essere legato a una forma lavoristica, ma deve essere più legato a una forma di diritto di cittadinanza. Questo è l'elemento di fondo e soprattutto a un nuovo modo di produrre, perché senza l'alternativa, infatti non a caso queste proposte nascono dal cantiere per l'alternativa, da Uniti contro la crisi. Come giustamente Landini ricordava in suo bel intervento di Bologna, cioè il problema è l'alternativa vera, il problema è essere contro. Oggi è chiaro che diciamo non è facile neanche essere contro, però è chiaro che sul fatto di essere contro ovviamente si possono trovare consensi sempre di più rispetto a un governo che è una dittatura della tecnocrazia, antidemocratico assolutamente, e che quindi sta diventando odioso e inviso ai più. Ma non è solo questo, il problema è l'alternativa, è quello che noi riusciamo a proporre come alternativa. Per cui lavoro sì, ma quale lavoro? Che tipo di lavoro? Come produrre? Quando? Perché? Per chi? Queste sono le domande essenziali. Siamo a una svolta epocale.